Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Namaste. Oggi vi propongo una sequenza di yoga posturale presa molto dai movimenti flow dell'Hodaka Yoga, quindi movimenti biomeccanici, che è la meccanica applicata alle articolazioni, per andare a sciogliere le nostre articolazioni in modo funzionale e soprattutto per attivare il nostro sistema immunitario. Quindi ci andiamo a rafforzare, a potenziare. Adesso c'è sempre bisogno, soprattutto nei cambi di stagione, ma anche ora che ci propinquiamo a questo periodo di riapertura generale, è importante anche affrontare la vita, no? Che arriva l'estate, il mese dell'estate in arrivo, potenti, potenziati nel nostro sistema immunitario. Quindi andiamo a fare una bellissima sequenza fluida adatta a tutti e ovviamente, essendo lenta, puoi farla sempre al tuo ritmo, seguendo la tua intensità. Partiamo dalla posizione della montagna e questo flow che parte dal Qi Flow. Qi Flow è una sequenza semplificata, in questo caso di Hodaka Yoga, che porta in circolo il nostro Qi vitale, il Qi o il prana vitale. Quindi espirando porta le mani verso il basso ventre. E da lì, inspirando, ti lasci aprire al cielo, sempre radicando il tuo coccige nella posizione della stella, aprendo la parte alta, quindi non schiacciare la schiena, apriti solo fino a dove il corpo vuole arrivare. Espirando, chiudi le mani davanti al tuo cuore. Inspirando, apriti in ogni direzione. Espirando, raccogli come l'energia dalla terra. E inspirando riportala al tuo centro, ruota i tuoi polsi, espirando portala all'esterno. Radica il piede destro, immagina di voler sollevare la gamba sinistra con la mano sinistra. Rimani un istante in sospensione e ritorna giù. Inspira e di nuovo espira. Inspira come a srotolare la schiena verso il cielo, abbassa le spalle, chini l'addome. Espira, mani al cuore. Inspira come ad aprirti in ogni direzione. Espira alla terra. Inspira al centro. Espira all'esterno. Radica il piede sinistro, solleva il destro, danza. Shiva Dance, che è una tipica posizione di Hodaka Yoga, ritorna e ripeti di nuovo da capo, inspira, espira, inspira morbida al cielo, espira mani al tuo cuore, inspira grande in ogni direzione, espira verso la terra, puoi anche scendere poco, non importa quanto scendiamo. Scegli sempre la tua intensità, inspira, espira all'esterno. Radica il piede destro, solleva il sinistro, rimani in sospensione e prosegui la tua sequenza compattandoti verso la linea mediale, quindi attiva l'addome, chiuditi al centro e mentre la gamba scivola indietro, il braccio opposto si estende in avanti, variante del guerriero in equilibrio. Scendi in affondo puntando l'avampiede a terra, scegli la tua distanza fra i due piedi, immagina di raccogliere dalla terra e portare questa energia verso il cielo. Scendo nell'affondo e sollevo il cielo e scendo. Risalgo, estendo bene la gamba dietro, chiudo le mie mani, guerriero vittorioso, Virabhadrasana 1, abbasso le spalle, respiro potente, inspiro ed espirando le mani si portano al centro, apri il centro del petto, apri l'anca, guerriero 2, respira e stai, appoggia la mano dietro, raccogli come l'energia dal centro, il braccio si estende in alto, guerriero inverso. E estendi la gamba davanti, allungati il più lontano possibile fino ad appoggiare la mano dove arriva e dal centro del petto apri l'altro braccio al cielo, la posizione del triangolo, Uttita Trikonasana. Respira e stai con la schiena bella piatta, solo se ce la fai appoggi i polpastrelli a terra. Inspira ed espirando la mano che è in alto si porta in basso,
polpastrelli si appoggia all'interno del piede, puoi sollevare l'altro tallone, ruotare appena un po' il tuo coccige per portarti in pari dritta trikonasana, il triangolo in torsione. Allungati piano piano. Inspira ed espirando entrambe le mani si portano a terra di fianco al piede. Respira e stai. Lentamente piega il ginocchio, sposta le mani un po' più avanti, raccogli le due ginocchia e stendi bene la gamba dietro, quella a terra può stare anche appoggiata, anche un po' piegata. Apri l'anca, la cima della testa in avanti, resta lì, oppure se te la senti, sollevi il braccio al cielo in Ardha Chandrasana, la posizione che abbiamo già analizzato nell'altro video. Ritorna con la mano, col ginocchio flesso e il piede a terra. Uttanasana, ascoltati un istante, rilassati. Piega un po' le tue gambe, srotola. Sali piano piano. Inspira al cielo. Espira al centro. Senti un istante la differenza fra i due lati per andare a ripetere la stessa sequenza dall'altro lato. Quindi lentamente abbassa le tue spalle, Tadasana, inspira, espira, inspira, Tarasana, posizione della stella, espira, mani al cuore, inspira, grandi in ogni direzione, espira la terra, inspira al centro, espira all'esterno. Radica il piede sinistro, comunque l'altro rispetto a prima, solleva gamba destra, Shiva Dance, e indietro compattandoti verso la linea mediale, ti estendi nella variante del guerriero 3 in equilibrio, per andare poi in affondo, quindi radica bene i tuoi piedi, l'avampiede posteriore, il piede anteriore, peschi dalla terra e porti verso il cielo. Per entrare nel guerriero 1, abbassa le tue spalle, trova la giusta distanza dei tuoi piedi, apriti alla vita, radica bene i tuoi piedi. Inspira ed espirando, mani al cuore, apri il petto, guerriero 2, il guerriero Virabhadrasana 2, guerriero inverso, mano sulla coscia, l'altra mano al cielo o sulla natica, l'importante è sentire l'allungamento, mentre estendi la gamba anteriore, allungati in avanti fino a dove la tua mano vuole arrivare, apriti dal centro del petto, triangolo esteso, inspira. Ed espirando la mano che è in alto si porta lentamente in basso, solleva il tallone posteriore, ruota un po' il tuo coccige, triangolo in torsione. Inspira ed espirando, entrambe le mani a terra, Parsvottanasana, respira, rilassati un istante, lasciati allungare pian piano. Mentre ti sposti un po', raccogli le tue ginocchia, la cima della testa in avanti, l'altra gamba bene indietro, apri bene l'anca e solo se te la senti, mantenendo le opposte direzioni, Ardha Chandrasana in equilibrio, la mezzaluna. Fino a ritornare con la mano, con il piede a terra in Uttanasana. E magari intrecciando anche le tue mani, le tue braccia, ti lasci ciondolare, morbida, col collo rilassato. E rilassando anche le braccia, srotoli la schiena rotonda. E risali pian piano, una vertebra per volta. Spalle coccige verso la terra, inspira al cielo. Espira con le mani al cuore. Inspira ed espirando, Tadasana, micro movimenti di aggiustamento, ascolta un istante gli effetti residui di questa meravigliosa sequenza potenziante energetica
detossinante e che potenzia proprio il tuo sentire interno, la tua forza vitale, che mette in circolo il prana e quindi potenzia il sistema immunitario. Dovresti anche percepire una leggera vibrazione nei polpastrelli, nei palmi delle tue mani, e questo è il segno che il tuo prana, la tua vitalità si sta muovendo, si sta mettendo in circolo. E quindi ora espira soffiando dalla bocca, inspira dal naso, espirando porta le mani in Anjali Mudra, il gesto del saluto, salutando te stesso, ringraziandoti per aver seguito fino qui e ringraziando anche le persone che con te seguono questo meraviglioso cammino della via dello yoga e dell'autoconsapevolezza. Insieme inspiriamo. Namaste.